Bentrovati, dopo molto tempo torniamo nella modalità che io definisco classica, ovviamente la definisco solo io così, cioè viso a viso. Perdonerete un'inquadratura, forse una delle più belle inquadrature che ho nei miei video, cioè a parte il mio splendido must have, cioè il mio armadio. Ma ho davvero una luce trash e un aspetto più che trash, nel senso che fa molto caldo, credo che sia esperienza comune delle vostre serate ultimamente, sudare, sudare, sudare. Quindi sto in una penombra, creo delle correnti immaginarie tra la mia finestra e quella delle altre stanze. Sono assistita dal mio fedele abbattitore di temperatura, nonché alter ego che è il mio ventilatore, in più ho questo aspetto meraviglioso. Con cerchietto anti ciuffo per non aggiungere ulteriore calore, e poi, visto che non mi piacciono le canottiere, non mi presenterei mai in canottiere per maledicenza, ovviamente, ma ho questo aspetto da maglietta con manica arrotolata, stile scaricatore di porto. Mi manca soltanto il pacchetto di sigarette. Potrei ovviare mettendo un pacchetto di cartucce stilografiche, ecco, direi che potrebbe essere al caso mio, anche per essere fedele allo stile cartopazze fino in fondo. Allora, bentrovati, già detto, spero che la vostra estate stia procedendo bene, che siate in vacanza o in qualche bel posto, vi auguro al fresco, oppure in uno dei più bei posti al mondo che è casa propria. Senza tante preoccupazioni, in una location, mi piace molto questo termine, che io ritengo le più belle, cioè o sdraiato sul letto sul divano, con sguardo ebete rivolto al soffitto, mente completamente sgombra, tipo essere vegetale, ed la famosa goccetta di saliva che piano piano cala, e proprio la sentite, questa sensazione di dolce carezza al lato della bocca. È il caldo che mi dà questo effetto. Allora, sono tornata e ho caricato ultimamente qualche video dando continuità ai contenuti, però insomma ho pensato molto ultimamente cosa fare di questo Ettina 71. Intanto penso cosa fare, lo chiudo, lo riapro, aggiungo contenuti o meno, eccetera. Non è che mi manchino le idee, sinceramente mi manca il tempo. Ho molte cose da fare. Soprattutto in ambiente lavorativo ultimamente ho dei carichi notevoli, quindi alla sera riesco anche a portarmi a casa altro da fare. Inoltre il caldo non mi permette ovviamente di mettere insieme due ragionamenti di senso compiuto, e quindi insomma faccio un po' fatica, anche perché per certi argomenti bisogna un po' prepararsi. Non dico che ho bisogno di 20 minuti, però quei 5 minuti in cui prendo qualcosa oppure organizzo l'inquadratura o in qualsiasi altra cosa, ovviamente tralasciando il mio aspetto da guru perfetta, di cui assolutamente non mi può fregare di meno, però proprio non ho molta voglia, non ho molto tempo, e succede a volte di avere dei periodi così, e ben vengano. Allora, torniamo e cosa ne facciamo di questo canale? La riflessione è scatenuta, è molto bella, è scaturita che belli questi neologismi che nascono dalle elisioni di termini, sono veramente fantastici, come anche i lapsus freudiani che sono così rivelatori, sono molto belli, la nostra mente è affascinante sotto tanti aspetti. Comunque, allora, la riflessione è scaturita dalla visione di un video, del video di Mattia, l'ultimo mi sembra, sul suo canale storico, Silver Reflex. Mattia, per chi non lo conosce, è impossibile, credo, è un personaggio strepitoso, nel senso che è già personaggio di per sé, è intelligente, pungente, è efficace, è leggermente malefico, è caratteristico in tutto, aspetto fisico, modo di parlare, modo di atteggiarsi, è giustamente vanitoso quanto basta, diciamo anche forse un po' narciso, quindi è molto accattivante come ragazzo. E parlava di libri, l'ho sempre seguito fin dall'inizio. Adesso ho visto, tra l'altro l'ho trovato dimagritissimo, infatti mi ero anche un po' preoccupata perché sinceramente lo preferivo un po' prima, beh, che io ho una preferenza per i tagli medio-alti, comunque se è un dimagrimento salutare che ben venga. Ha deciso, riprendiamo il discorso,
di chiudere, lui dice, ha argomentato lungamente tutte le sue motivazioni, salutando, cosa molto corretta, avvisando, eccetera, cercando anche poi di prendere un po' di iscrizione su vecchio canale e portarlo su quello nuovo, dicendo appunto che si dedica al suo secondo nuovo canale dove parlerà di molte cose. Ancora di libri occasionalmente, poi farà dei vlog, dei monologhi. Tra l'altro ne ho ascoltato qualcuno, ma non li ho trovati particolarmente belli. Non mi sono iscritta al suo canale perché per il momento so che c'è, ogni tanto andrò a curiosare, ma fatto così non mi piace. Forse andrò a vedere i video di libri, anche se lui è molto selettivo, giustamente ha i suoi gusti, quindi ha tutto un suo filone che non è proprio il mio preferito, comunque a volte bisogna anche provare a leggere qualcosa di diverso. Dicevo, la riflessione è scaturita proprio dalla sua considerazione, cioè per coerenza. Ora, io non capisco molto questa moda un po' imperante ultimamente di aprire due canali, o forse tre anche. Illuminatemi voi. Probabilmente c'è dietro, soprattutto parliamo di Clio Makeup a grandi livelli, dove c'è un discorso di monetizzazione, dove lei adesso ha aperto l'altro canale, utilissimo tra l'altro, di video review, pillola dove fa vedere, valuta, eccetera, dei prodotti singolarmente. Oppure scaturisce dal fatto che uno ha la necessità di togliersi un abito ormai vecchio, un po' consumato, un po' sgualcito e vuole rinnovare, vuole dare una nuova vita oppure vuole avere una nuova opportunità o cercare di avere nuova visibilità, eccetera. Non so, io rimango molto perplessa perché anch'io, tutto sommato, sono passata nell'arco della mia presenza su YouTube, ormai a settembre sono 2 anni, credo, sì, se non ricordo male, o 3, non mi ricordo. Dall'inizio dove parlavo di libri, poi ho iniziato a parlare di i libri per coerenza, sono andata a trattarli solo unicamente nel progetto Il libro del martedì, poi ho iniziato a parlare di organizzazione, agende, eccetera, dopodiché di cosa ho parlato? Ho fatto dei vlog forse, non ricordo, tag oppure dei discorsi un po' così, varie collaborazioni, insomma un po' un fritto misto. Allora pensavo, per coerenza dovrei forse anch'io aprire un altro canale, però c'è una opportunità sia per chi fa video sia per chi guarda i video, secondo me utilissima, almeno io la sfrutto moltissimo, quella delle playlist. Ovviamente se colui che è il proprietario, è il titolare del canale, le utilizza, cioè voi aprite il canale, avete la home page del canale che state seguendo, poi avete il menu video dove potete andare a visionare i video dal più recente al più vecchio, si può anche invertire, quindi facendo dal più vecchio al più recente, e poi ci sono le playlist, cioè queste sorte di macro contenitori dove uno può dare dei titoli e mettere i video a tema. Ad esempio io ho quello dei libri, ho quello dei midori, ho quello degli acquisti, ho quello delle chiacchiere varie, dei tag, ultimamente della moto, ultima mia passione, eccetera. Io trovo questo molto comodo, quindi non capisco perché questa voglia di aprire altri canali quando è possibile invece sfruttare questo strumento, chiamiamolo in questo modo, del proprio canale che permette appunto una buona consultazione. Cioè se io so che Tina71 fa video su Midori, vado nella sua playlist, se è stata sufficientemente furba da mettere tutti i video in quella sezione, allora vado a vedere solo unicamente i video di mio interesse, senza doverli scorrere tutti dal più recente al più vecchio, eccetera, eccetera. Non lo so, illuminatemi voi perché questo aspetto, no, non riesco bene a inquadrarlo. E quindi, alla luce di queste valutazioni, di queste digressioni che sto facendo, io credo che manterrò il mio canale, ovviamente, e magari ci saranno nuovi contenuti, nuove playlist. Perché questo? Perché sicuramente continuerò alla luce delle iscrizioni, anzi ringrazio tutti quelli che sono iscritti come fanno le vere YouTuber. Di solito io passavo su ogni canale per andare a vedere anche se c'erano dei contenuti che mi interessavano, a volte ho scoperto nuovi canali, blog eccetera, adesso non ci riesco più, perdonatemi, facevo anche molta fatica ad andare a commentare, ho dei ritardi quasi villani nei vostri confronti, ci sono stati 2 casi in cui sono accorta dopo 6 mesi che non avevo risposto, è una cosa che detesto perché secondo me l'attenzione al commento è una delle cose dovute, eccetera.
cercherò di essere molto più presente ovviamente in questo, in questa attività e ripeto, o meglio, mi sono persa, veramente video sconclusionato. Cercherò quindi di essere molto più presente dandovi appunto vecchi contenuti per i quali molti si sono iscritti ultimamente, tipo Midori, soprattutto le organizzazioni. L'organizzazione dove vorrei trattare alcuni temi che vedo poco trattati su YouTube, a cui io tengo in modo molto particolare. Io sono una persona che mi reputo molto organizzata, però non è quell'organizzazione dovuta a un disturbo psichiatrico che è disturbo d'ansia, cioè devo tenere tutto sotto controllo, altrimenti vado in panico, vado in ansia, quindi sono ipermetodica, iperritualistica, se c'è un qualcosa che va al di là di quello che ho programmato, succede il cataclismo. No. Però nel momento in cui faccio qualsiasi cosa, che vado in una nuova città, che faccio un viaggio, che ho uno spazio nella mia casa, eccetera, o inizio una nuova attività lavorativa, io devo organizzarla, strutturarla, devo avere uno schema logico tale per cui so quali sono le risorse, so quali sono gli strumenti, come muovermi, come utilizzarli, insomma, sono fatta così, è la mia mente bacata che ha fatto in questo modo. Ovvio che quello che sono gli imprevisti sono fondamentali, perché gli imprevisti ti permettono innanzitutto di testare se il tuo standard organizzativo regge a questi imprevisti, in più ti permettono di ottimizzare la tua organizzazione, perché magari un imprevisto ti fa capire che sei carente per quanto riguarda un qualcosa, quindi devi integrare, devi modificare, eccetera. Quindi è un'organizzazione non rigida, ripeto, non patologica. Un'organizzazione assolutamente funzionale in continua evoluzione che serve per ottimizzare il mio tempo, le mie risorse, soprattutto mentali che stanno scarseggiando ultimamente, e per cercare poi di trovare molto più tempo per me ed essere molto più tranquilla nella gestione di tutte le mie attività. Inoltre vorrei anche dire, e lo ripeterò, che essere organizzata non vuol dire essere ordinata. Io sono forse la persona più disordinata. E soprattutto la mia casa non deve essere ordinata. Io quando entro in un ambiente, in una casa dove ci sono tipo asettica, tutto estremamente ordinato, quasi da rivista, io ho un senso claustrofobico perché mi sembra una casa non vissuta, molto falsa, molto fredda. Io adoro le case proprio vissute, dove si vede che la gente usa le cose, non dico di arrivare a tenere le tazzine del caffè in bagno, però può capitare che il bicchiere rimanga in bagno perché sei di fretta. Bevi un sorso d'acqua e poi lo appoggi lì perché non ci pensi di portarlo in cucina, ecco, non è che lo riponi nel giusto scomparto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi magari la sera passi e riordini. Però la casa deve essere un luogo assolutamente libero, personale, dove ognuno trova il massimo della sua libertà, non deve essere un altro luogo di costrizione dove sei vittima di ordini, di schemi, di regole, che ti vengono soprattutto imposte, eccetera. Almeno avere una stanza dove puoi tenere il caos che vuoi. Ecco. Allora, le organizzazioni che mi piacerebbe affrontare sono in particolar modo la cartella clinica, di cui credo pochissimi o forse nessuno ha parlato, che è fondamentale per varie motivazioni. Cartella clinica sia personale sia che voi, uomo o donna, abbiate in gestione i vostri figli e soprattutto dei genitori anziani, dove ci sono problematiche importanti, patologie croniche degenerative come ipertensione, diabete, questa molto famosa, molto diffusa, quasi glamour, tau, adesso sono tutti scoagulati. Qui tra l'altro a Cremona credo che la dottoressa che segue abbia la più grande casistica a livello europeo, sta scoagulando tutti, tra un po' anche le rane del fossato qui vicino. E quindi se avete la gestione di queste persone anziane che richiedono controlli periodici, avere aggiornata tutta la documentazione per eventuali visite specialistiche, eccetera, è importante, ovviamente essere ben organizzati. La gestione dei farmaci in casa, una farmacia e soprattutto avere delle nozioni di pronto soccorso è fondamentale. Adesso io non vi farò lezioni di pronto soccorso, però magari vi dico, potete scaricare da internet se non avete già fatto questo, oppure oltre in casa tenete sulla macchina un piccolo kit così fatto di
pronta emergenza che vi può servire del bambino quando lo portate al, non so, all'oratorio, oppure a voi che state facendo manutenzione alla macchina, oppure tirate giù degli scatoloni, vi ferite, avete bisogno di un cerotto, oppure vi fa male una scarpa, non ce l'avete in borsa, prendete il cerotto dalla macchina, dalla moto, dallo scooter, dalla bicicletta, insomma, a seconda del mezzo che usate, o anche un piccolo kit da borsa. Quindi i farmaci sono estremamente importanti, bisogna imparare a gestirli molto bene, anche a tenerli molto bene, nel senso che devono essere conservati attentamente e poi devono anche essere tenuti al di fuori della portata dei bambini, anche se devono essere educati i bambini ad usare determinati tipi di farmaci ed essere autonomi, ecco, i farmaci di pronta medicazione sicuramente, quindi sarà un discorso che mi piacerà affrontare. E poi l'organizzazione delle spese di casa. L'organizzazione delle spese di casa, questo scaturisce dal fatto che io ho ultimamente dei racconti di mie amiche che si ritrovano dopo 10 giorni dello stipendio che non hanno più soldi, e io rimango un po' così, non perché guadagnino poco, ma perché proprio non riescono a tenere la gestione della casa, o hanno un tot imprevisti che non riescono a gestire, oppure sono proprio disordinate. Non dico che bisogna annotare ogni tipo di scontrino, però avere a meno idea di una previsione di spesa, insomma, quello che sono le assicurazioni della casa, le assicurazioni della macchina, i periodi di massime uscite, magari in concomitanza con l'inizio della scuola con i figli, e poi soprattutto, un aspetto che io reputo fondamentale, metter via qualcosa e ogni anno regalarsi un qualcosa, che può essere una vacanza, un oggetto, perché è giusto anche godere del proprio lavoro e non soltanto lavorare per le bollette, se è possibile, ovviamente in tempi di crisi, eccetera. Altro elemento poi che mi piacerebbe molto trattare sono la gestione dei figli, l'educazione dei figli, soprattutto i ruoli familiari. Ho visto dei video agghiaccianti su come educare i figli, spingere all'organizzazione dei loro spazi o spazi comuni. C'è una rigidità che io spero che sia solo unicamente finalizzata al video che deve essere fatto, ma che crolli inevitabilmente nel quotidiano e che si crei la confusione più totale, perché grazie a Dio la pedagogia ha fatto dei passi da gigante, di conseguenza i figli non sono più degli animali da circo, non abbiamo più un'educazione circense o cinofila dove se riporti bene la pallina ti do il premio, o se fai tot attività alla fine dello schemino sposti la macchinina come a scuola, è una cosa che odiavo, hai alla fine il premiuccio, perché è veramente terrificante. L'educazione ha altri modi per essere efficace, e mi piacerebbe appunto affrontarla, anche se io non ho figli, però ho una certa preparazione in tal senso e ho fatto, diciamo così, attività educative per altri ambiti, eccetera. Insomma, tutti questi aspetti organizzativi mi interessano molto, mi piacerebbe approfondirli, secondo me sono utili, ecco, sentire qualcuno che vi dice un po' come si organizza, come sarebbe giusto. Io non è che vi faccio vedere i miei farmaci, anche perché ho tantissimi farmaci, come sono organizzati, però vi do qualche dritta di buon senso, poi ognuno è libero di... Mi piacerebbe anche molto affrontare il discorso sull'ABC dell'organizzazione, cioè nel momento in cui io devo iniziare un compito che può essere studiare una materia d'esame, ho fatto un video però si potrebbe anche parlare a grandi linee, oppure fare una nuova attività lavorativa, o il restauro di una casa, o qualsiasi altra cosa del vostro quotidiano, come devo fare, qual è l'atteggiamento, comunque qual è lo schema di base che io devo tenere, ecco. Spesso e volentieri io lavoro con persone laureate, iper specializzate, che di fronte all'inizio di un lavoro crollano, non sanno da che parte prendere, oppure cerchi di capire cosa hanno fatto o subentri nella loro mansione e non capisci niente. Persone più disorganizzate, non ha filo logico, è una cozzaglia di roba, come se uno va in giro con una grande scatola e prende a caso qua e là cose che forse gli servono, forse no, senza nessun senso logico, quindi rimango sempre un po' così. E poi probabilmente video tag, mi piacerebbe molto fare il video delle cose del mese, ne ho visti molti, molte versioni, sono declinati in molti modi, domande che non ho ancora ben capito quali siano, probabilmente ne farò io 10, che manterrò ogni mese in modo tale da avere così un qualcosa di un pochino più leggero, un pochino più colloquiale con voi,
un po' come se fosse quattro chiacchiere tra amici. Ecco, il mio canale diventerà un contenitore un po' a cozzaglia, dove verranno mantenute quelle che sono gli argomenti classici. Magari tornerò, non dico a parlare di libri, ma magari parlando di un qualcosa vi citerò qualche libro, perché cerco sempre di tenere l'attività sui libri, anche quella non riesco più a seguirla per vari impegni sul canale del libro del martedì. Però è appunto un qualcosa di un pochino più colloquiale, partendo anche magari da notizie di cronaca, grandi, importanti, su grandi temi o meno. Mi piacerebbe molto affrontare il discorso sulla femminilità, che mi fa sempre molto ridere quando si cerca di dare una definizione della femminilità. Io rimango sempre molto divertita da questi tentativi molto impegnati di queste donne che cercano di dare messaggi, uomini, soprattutto uomini, di quella che è l'emancipazione femminile, quando invece siamo in una fase di regressione femminile agghiacciante, per non parlare poi dell'ultima terrificante interpretazione libera del... come possiamo definirla per essere poco offensivi, delle leggi del Corano, quindi della religione musulmana. Sono rimasta sconcertata e anche ero molto cattiva nei confronti di questa italiana che ha convertito tutta la famiglia all'ISIS, dove hanno fatto sentire o comunque vedere tutti i suoi sproloqui proprio da psicotica che non vede l'ora di farsi immolare per la causa, no? Dice, ah, non vedo l'ora di morire, e infatti se vuole le posso dare anche una mano, anzi le consiglierei, anziché prendere dell'esplosivo su cintura o imbottirsi esternamente, di provare invece quanto possa essere molto più intimo, molto più viscerale un'esplosione attraverso dei boli anali di plastico che vengono inseriti. La posso anche aiutare, se vuole, nell'inserimento, nella saturazione di tutti i metri dell'intestino, sia crasso che tenue, di boli di C4, e poi sarei anche molto lieta di detonarla io, facendo anche una prova magari. Questi personaggi qua, a parte ovviamente che dico così, che devono essere assolutamente aiutati perché sono poi vittime di tutto un discorso molto ampio che si dovrebbe fare, però soprattutto certi personaggi davvero dovrebbero essere detonati nelle nostre risaie o comunque nei campi della pianura padana, in modo tale da garantire del concime organico. Peccato poi per l'esplosivo, che sarebbe un po' poco bio, però insomma. Sono molto furiosa, sono molto cattiva perché non si può andare avanti in questo modo, non ci stiamo accorgendo, nessuno che potrebbe fare sta facendo qualcosa, forse è giusto non farlo, e di fatto siamo nella terza guerra mondiale, una guerra subdola, se qualcuno reagisce andiamo forse allo sfascio. Però in questi territori sta succedendo il finimondo, e tra qualche anno verranno fuori un quantitativo di cadaveri che la Shoah sembrerà proprio una caramella per bambini, io credo. Le torture, i massacri, le costrizioni psicologiche e fisiche, il stesso flusso di immigrati, l'Europa, cioè, stiamo veramente scherzando col fuoco, e vabbè, noi continuiamo a parlare di trucchi, di cose del genere, però secondo me l'Italia non ha mai toccato dei punti così bassi come in questo periodo. E io per prima forse sono colpevole perché ne parlo qui e faccio poco, ma non è vero, cerco di fare nel mio piccolo, già parlarne è qualcosa. D'altronde è molto difficile, se io non ho un ruolo pubblico non ho la possibilità di riuscire a fare qualcosa di concreto, e poi bisogna farlo mettendosi veramente d'accordo. Quindi il singolo che aiuta, sì, ben venga, le attività di volontariato ben vengano, però è vergognoso che questi immigrati che arrivano, non c'è un protocollo, non c'è un iter pensato, da una prima assistenza e scrematura sanitaria, ci stiamo riempiendo di ogni ben di Dio.
ma non per colpa di questi migranti, ma perché in questi territori non c'è prevenzione, non c'è una diffusione di quelle che sono le regole igienico-sanitarie o profilassi sanitarie, quindi ci arriverà di nuovo la tubercolosi, malattie venere arriveranno sicuramente, scabbia, c'è già. Insomma, è un delirio. Bene, diciamo che concludiamo qua, perché io poi quando sono da sola sono logorroica 3 volte di più. Direi che come video iniziale di riprese è più che sufficiente. Magari ne approfitto per girare un altro video, visto che tutta questa parlantina e tutto questo vigore prima di crollare per il caldo sul letto e sperando di dormire. Baci rinfrescanti, grazie per la pazienza. A presto, Elke.